Sono Emilio Penna, all'epoca di Venezia 84 facevo parte del gruppo Azione Anarchica di Torino, a cui ho aderito nel 73 o 74, 74, ho cominciato a frequentare il movimento anarchico nel 73, ho aderito nel 74, il gruppo Azione Anarchica era un gruppo che aderiva ai gruppi anarchici federati, per questo motivo avevamo con i compagni di Milano del gruppo Bandiera Nera e poi del Centro Studi Libertari Pinelli e dell'Archivio Pinelli un rapporto molto stretto, eravamo molto legati ai compagni milanesi appunto per il legame federativo dentro i gruppi anarchici federati e eccetera. Quindi diciamo come gruppo abbiamo partecipato in maniera abbastanza forte all'iniziativa di Venezia 84 e anche all'organizzazione e alla preparazione di questo evento. Un evento di cui la fase organizzativa è stata da una collettiva, anche se ha visto alcune figure centrali dentro questa organizzazione, due figure centrali, voglio ricordarne due in maniera particolare, Amedeo Bertolo in primis, che è stato il vero padre di Venezia 84, è stato il vero ideatore dell'evento, e Rossella Di Leo, che è una macchina organizzativa assolutamente infermabile, infallibile. Devo dire che una delle cose da cui ho imparato io, giovane anarchico, molto da Rossella, questa capacità organizzativa, questa precisione organizzativa, che spesso negli eventi dei compagni le cose sono fatte in maniera un po' tra virgolette fricchettona eccetera eccetera, la precisione, il rigore di lavoro di una Rossella è stato sicuramente fondamentale nell'organizzazione di un evento così grosso, così importante. Noi come gruppo ci siamo, a parte collaborare a tutto praticamente, ci siamo assunti in particolare l'incarico di una tavola rotonda che era quella su vivere l'anarchia, che puntava molto sul discorso degli stili di vita anarchici e così via. Dietro questa tavola rotonda c'era una riflessione che in quegli anni era molto forte, una riflessione sul fatto che il mondo era cambiato, che non si poteva continuare a fare l'attività anarchica negli stessi modi dell'Ottocento, adesso banalizzo un po' la questione, ma per capirci, e che bisognava trovare strade nuove, modi nuovi per l'anarchismo. Quella della novità, dei modi nuovi di rinnovare l'anarchismo è stato un po' un fil rouge che ha già legato all'esperienza di Gaff, un quaderno già negli anni 70, Anarchismo 70, un'analisi nuova per l'anarchismo di sempre, a cui realizzazione ha partecipato un compagno del nostro gruppo, Roberto Ambrosoli e così via. La storia di Gaff è stata una storia di un tentativo di rinnovare, pur all'interno dell'anarchismo e dei rigidi paletti dell'anarchismo, ma rinnovare questo anarchismo. E in quegli anni questa esigenza di rinnovamento era molto forte dopo la crisi che tutti i movimenti avevano avuto dopo la fine degli anni 70 e così via. E c'era un forte dibattito culturale, anche variegato, eccetera, eccetera, all'interno dell'area dei post-GAF, tanto per capirci, ma non solo, su come poter rinnovare queste cose. In particolare erano molto stimolanti le riflessioni di Amedeo Bertolo, sosteneva Amedeo appunto il discorso che una trasformazione sociale non può essere solo un evento di rottura, poteva anche comprendere un evento di rottura, ma era un processo di trasformazione culturale di più lunga portata, che al cui interno poteva anche esserci magari momenti di rottura, ma tutto l'evento era la rivoluzione, tutta questa trasformazione della cultura e così via. Ed era in quest'ottica che ha preso forma questo tipo
di Tavola Rotonda che abbiamo curato noi, Vivere l'Anarchia, a questo punto venivano rivalutate anche il discorso dell'anarchismo non solo come comunità militante, non solo come espressione militante, ma anche come, da un lato, come comunità che portava valori altri all'interno già di questo mondo e in qualche maniera innescava una trasformazione culturale. E soprattutto a questo punto diventa importante riflettere su cosa voleva dire vivere l'anarchia, vivere con valori altri, vivere questa cosa. Per cui, diciamo, i miei ricordi di Venezia 84, i miei ricordi sono da un lato tutta la fase preparatoria, che ripeto, è stata una fase preparatoria lunghissima. Venezia 84, e qui comincio a parlare un po' di più, è stato sicuramente uno degli eventi più importanti dell'anarchismo degli ultimi 50-60 anni. Cioè, sono pochi i meeting internazionali che hanno avuto un così grosso partecipazione di compagni da tutte le parti del mondo. Da tutti i continenti, dalla Corea al Sud America, dall'Oceania a Hong Kong, da praticamente, a parte l'Europa, eccetera, praticamente, ed è stato anche un momento di incontro di anarchismi diversi fra di loro, dai giovanotti punk ai vecchi militanti e così via. E dentro questo incontro, appunto, la nostra tavola rotonda, io mi ricordo, ho fatto una relazione, adesso non mi ricordo neanche più chi erano i relatori, beh, sono passati 35 anni, la memoria è quella che è. Mi ricordo sicuramente che eravamo in tre del mio gruppo, eravamo io, Paolo Amparore e Roberto Ambrosoli, c'era Roger Dadon e qualcun altro, che la memoria purtroppo è quella che è. Io mi ero occupato di una relazione su gli stili di vita dentro il pensiero anarchico storico, nel senso che esiste tutta una corrente dell'anarchismo minoritaria, eccetera, eccetera, ma che già da sempre ha puntato su vegetarianesimo, libero amore, anziché tutta una serie di modalità di vita alternative diverse da quelle dell'esistente gerarchico, e ho cercato un po' nella storia dell'anarchismo di tirar fuori quelle cose lì. Purtroppo lo scrissi mai la mia relazione, per cui chi si ricorda cosa avevo detto. Comunque, a parte la relazione, ripeto, Venezia 84, i miei ricordi sono appunto di questo evento importantissimo, di questo incontro. E tra l'altro, la cosa bella di Venezia 84 è stato anche che dietro c'era in qualche maniera un progetto da parte dei compagni del centro studi, eccetera, eccetera, quello di rinnovare l'anarchismo con magari già delle idee, come potevano essere il discorso della trasformazione culturale contrapposta e quindi della rivoluzione come processo di trasformazione anziché come mero evento rivoluzionario. Ma l'impostazione che è stata un'impostazione estremamente aperta, non c'era una soluzione prefissata, andavi dall'ecologia sociale di Bookchin a compagni invece legati più a modelli più tradizionali di lotta di classe, di sindacalismo e così via, dall'ecologia profonda a ipotesi culturaliste, interpretazioni culturaliste. Per cui è stato un evento che ha voluto veramente essere un momento di dibattito, di confronto fra tutte le anime dell'anarchismo in una dimensione plurale e che considerava il pluralismo, la pluralità, una ricchezza, non un tentativo di far passare una linea sopra le altre, insomma. E in questo senso è stato veramente uno specchio di che cos'era l'anarchismo in quegli anni, uno specchio estremamente fedele, perché era rappresentato veramente tutto l'anarchismo. E è una roba estremamente importante per chi è come me allora ancora giovinotto e aveva la possibilità di confrontarsi con compagni e compagne, eccetera, eccetera, da ogni parte del mondo, con culture diverse. Mi ricordo che nei giorni successivi poi ci fu addirittura dei compagni che girarono un po' l'Italia per conoscere la realtà. Mi ricordo ad esempio Akira, un vecchissimo compagno di oltre 80 anni coreano, che ha voluto fare il giro di molte città italiane, è venuto anche a Torino nella nostra sede perché aveva a conoscere il movimento. La stessa cosa fecero i compagni di Hong Kong. Posso anche essere una parentesi buffa sui compagni di Hong Kong.
Allora i compagni di Hong Kong vennero a Torino, furono ospitati da un compagno. A quei giorni a Torino c'era un processo per un'organizzazione lottarmatista, in cui interno c'era anche degli anarchici, e questo compagno che li ospitava al mattino andò all'aula bunker delle Vallette per assistere al processo di questi compagni. La compagna con cui stavo allora conosceva bene le lingue, per cui stava con questi compagni da fare da traduttrice, eccetera, eccetera. A un certo momento questi compagni si dimenticano di... hanno dimenticato una borsa a casa del compagno dove erano ospitati, quello che era andato al tribunale, e vanno all'aula bunker delle Vallette per chiedergli le chiavi e andare a recuperare. Ok, la settimana dopo ero in macchina tranquillo con la mia ragazza d'allora, la compagna di qui sopra, mi fermano, lei non la controllano minimamente, invece chiedono subito i documenti a me, eccetera eccetera, mi tengono mezz'ora e così via. Quando sono andati io facevo un po' il ganassa con, vedi te, non ti hanno manco guardata, hanno controllato solo me, eccetera eccetera. Poi si scopre che c'è un'inchiesta su questa compagna, in quanto rapporti col terrorismo internazionale, fra la lotta armata italiana e la Cina. Quasi divertente. Torniamo a Venezia. Quello che ricordo di Venezia, appunto, era il clima, più che ogni singola relazione e così via, che erano comunque importanti, molte sono state è stato un evento ad un alto livello culturale, sicuramente un evento molto importante e così via. Ed era veramente, quando dice, uno spaccato dell'anarchismo nel bene e nel male, in tutto, anche negli scazzi. Mi ricordo l'ultimo giorno, lo scazzo fra Seghe e SNT sul patrimonio storico, che ancora un po' facevano cazzotti nella sala congresso. Mi ricordo un Amedeo furioso seduto al tavolo della presidenza che ha interrotto i lavori, fino a quando questi si sono dati una calmata. Cioè, veramente era uno specchio di tutto nel bene e nel male dell'anarchismo dell'epoca. Due parole ancora su che fine ho fatto io dopo Venezia 84. Io attualmente milito nella Federazione Anarchica Italiana da un bel po' d'anni, diciamo. Abbiamo proseguito un po' l'attività a Torino, attualmente faccio parte, appunto, della Federazione Anarchica Torinese. Un curriculum militante, malgrado ci abbia già un po' di annetti, è tuttora attivo. Ho fatto parte della redazione di Umanità Nova, della commissione di corrispondenza della FAI e di altri incarichi all'interno della federazione. A Torino continuiamo con un'attività piuttosto frenetica, che ci ha costato anche un po' di processi e condanne, ma andiamo avanti. Basta, direi, la mia vita personale è stata una vita molto militante.